E come promesso siamo tornati a Ofuna per vedere questa enorme statua della divinità Kannon. Quindi usciamo dall'uscita ovest e ci dirigiamo verso il nostro obiettivo. Noi siamo venuti principalmente per vedere Ofuna Kannon-ji, quindi il tempio della divinità Kannon, ma in realtà ci sono un sacco di altre cose da vedere qua, quindi mi sa che passeremo la giornata qua. Vero, Lisa? Ragazzi, è veramente enorme. Eccoci qua. Questo cartello vi indica l'entrata. Infatti, vedete gli ultimi due kanji. Entrata. Quindi si prosegue di qua e vedo delle scale preoccupanti. Gente, sappiate che se volete venire in Giappone a visitare questi luoghi, mettetevi proprio le gambe in spalla, come si suol dire, perché ci saranno tante scale da fare. Allora, prima di salire, vorrei farvi vedere questo bellissimo cartello, diciamo. Mi fermo perché se no lo vedete tutto. Lì c'è anche quello che penso che sia lo sponsor Meiji, suppongo, magari dico una cavolata. Comunque Ofuna fa parte di Kamakura, infatti vedete, welcome to Kamakura. Bene, prepariamoci. Nel frattempo ho perso Lisa. Perché Lisa mi dice di andare di là? Aspetta, allora, Lisa mi fa dei cenni così. Io nel frattempo vi faccio vedere questo, che io sempre non vorrei dire una cavolata, ma dovrebbe essere una stupa, ma non lo so. Lisa mi dice di andare di là, e se Lisa mi dice di andare, Lisa mi dice, ah, Lisa che non ha il dono della parola oggi, non so perché, ah, ha trovato un simpatico cartello. Infatti, se no, qui ci sono delle belle Perché bandiere. la gente va di là? Perché la vetrano là dietro. Ah, okay. Ah, vedi, mi ingannano le signore. Abitano là dietro. Vedi, senza Lisa io mi C'è anche un perderei. cono del C'è traffico con un anche bubino. un cono del traffico, un cono, un bubino che dice che non ci può entrare con la macchina. Un bubino? Penso che sia. Ah, un bubino. Ah, Magari chiedevo nuovo. cosa fosse un bubino. Aperto dalle 9 alle 16. Ah, ragazzi, ve lo dico, si paga, però si pagano 300 yen. Ecco, questo qua, tariffa per gli adulti, i bambini 100 yen. Meglio la salita che una scala, dico sempre io. Vabbè, direi che ci vediamo alla fine della salita. Allora, Lisa, qua sembra una cosa strana. Cioè, il biglietto lo prendi qui. Prendi qui e te lo paghi da solo. Sì, lì. Cioè, te lo paghi da solo qua. Mission Esatto, finished. non c'è nessuno che controlla. Ma pensa a te. Ah, sì, 300 yen. E noi le mettiamo qua. Ma è che strano, vabbè, si vede che ti vedono. Ma scusate, però abbiate pazienza, io come sempre sono maliziosa. Ma cosa vi sembra questo? Vabbè, ok, andiamo subito da Kannon-sama. Andiamo subito al piatto forte. Allora, no kick, no life. Sono d'accordo, ma non capisco perché scriverlo in un tempio. Comunque. Caspita, fa veramente impressione vedere una maestosità tale. Qua si possono prendere gli omikuji. Vediamo. Questi qua 100 yen, poi qua avete anche un ciondolo con 200 e qua 100 yen, sempre un omikuji ma in varie lingue. Poi c'è anche
un posto dove ti siedi e guardi se hai sfiga o fortuna. 100 yen lo butti qua nella fessurina. Qua. Cioè, se venite qua, munitevi di 100 yen perché ne avete bisogno. Adesso guardo poi se ne ho ancora, ma mi sembra di no. Le possiamo cambiare al limite laggiù, penso, chiedo, non lo so. Qua praticamente voi pagate per prendere l'incenso. Qua ci sono i vari incensi, 100 yen. Mettete nella scatola delle offerte 100 yen, prendete l'incenso e lo potete poi mettere qua e pregare perché vengano realizzati i vostri desideri, le vostre preghiere, appunto. Ed ecco qua Kannon-ji in tutta la sua maestosità. Poi, come sempre, farò un video documentario dove vi dirò tutte le informazioni. Questo è sempre una specie di vlog. Allora, qua, attenzione, non è per sedersi. Qua ci mettono le offerte per Kannon-sama, quindi frutta e altre cose. Lì, non lo so, c'è un tavolino. Per... non so se lì ci si può sedere. Nel dubbio io non mi ci siedo, vero Lisa? Di qui si può andare. Quanto costa tutto questo? Chiama velocemente! Vuoi andare proprio di qua? Ti piace di qua? Vai, vai. Procedi, Lisa. Procedi. Non so per quale ragione Lisa mi sta portando dietro a Kannon-ji. Ma allora, qua c'è una scala che secondo me porta a niente. Però io, nel dubbio vi faccio vedere anche questo punto di vista. È finita qui. Ah, se andiamo da questa parte possiamo visitare anche quest'area qua. Comunque ragazzi, io vorrei farvi notare che da qua si vede il Seiyu, che è il mio supermercato preferito, e sono commossa e lo ingrandisco. Eccolo lì, ci andremo. Allora, in realtà è da queste scale, però forse dall'altra parte non c'era l'accesso, si può entrare dentro. Ecco tutto questo. Ma non so se si vede, ma queste sono delle minuscole gru fatte con gli origami, tutte legate insieme, e queste sono state create per le anime dei defunti in guerra e anche per i defunti a causa delle armi nucleari. Stessa cosa anche queste piccole statuine. Questo è il tappetino dove pregare la divinità. Ecco qua, potete lasciare un messaggio alla divinità. Ora, ecco, vedete, oh, come sono scritte tutte molto bene. Qua c'è, sembrerebbe un fumetto. Sì, direi che proprio come potete vedere siamo proprio all'interno della statua. Lisa comunque aveva ragione, si può entrare di là e uscire di qua e viceversa, non sembrava. Bambù! Allora, qua dice di fare attenzione alla testa, ma né io né Lisa abbiamo questo problema. Ci sono tutti gli omamori.
per la salute, eccetera eccetera. Qua ci si purifica come sempre prima di entrare in un luogo sacro. Qua ci sono questi ema veramente splendidi. Scale pericolosissime ovunque. Ecco, questa area è tutta in memoria delle bombe atomiche. Qui ad esempio abbiamo proprio due pietre, due parti che sono state trasportate fino qua, e come sempre abbiamo le gru di origami per commemorare le anime di chi ha perso la vita a causa delle bombe atomiche. Questo diciamo è lo shop, se vogliamo chiamarlo così, dove c'è anche un monaco che vi fa la famosa calligrafia che Andrea colleziona, tipica di ogni tempio. Le calligrafie che potete scegliere sono queste qua.